Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di Eddie Hall, l'uomo più forte del mondo del 2017, nonché detentore dello stacco di 500 kg, Guinness World Record, che ahimè è stato battuto da Aftor Bjornsson per la bellezza di 501 kg. Ecco, questa bestia qui, questo atleta che è stato baciato da madre natura per la sua forza incredibile, ha deciso di diventare un bodybuilder. Non c'è nulla di male, però l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il suo approccio, che voglio veramente commentare insieme a te. Guardiamo il video. So in order for me to look good on stage, I need to bulk up to say 175-180 kilos, which is just shy of 400 pounds, about 390 pounds, and then diet down. And diet down, I would say on stage probably, I could probably go on stage and look good at 320-330 pounds, let's say. So, but yeah, it's a long way off. We're talking 7 to 9 months of bulking and then 2 to 3 months of dieting. Adesso, secondo te, tra me e te, sto tizio ha veramente bisogno di fare una fase di massa? Cioè, lo hai visto bene? Eddie Hall ha bisogno di fare una fase di massa e arrivare addirittura a 180 kg per poi perdere 30 kg, quindi ammazzarsi di definizione in solo 2-3 mesi per arrivare a 150 kg definiti. Secondo me questo è il peggior approccio. Il miglior approccio è già iniziare una fase di definizione, invece ecco di spendere 7-9 mesi di massa e altri 2-3 di definizione, prendi un anno, veramente un anno, dove fai una definizione lunghissima e arrivi ai tuoi 150 kg. È inutile fare ancora massa su un individuo del genere, dove hai sicuramente una percentuale di massa grassa che si aggira intorno al 22-25%. Cioè, è letteralmente inutile. Poi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Lui dice che i bodybuilders fanno le ripetizioni così. Adesso Eddie Hall è una persona molto ironica, io amo i suoi video, lo seguo, e questo suo percorso mi ha suscitato molto interesse. No, i bodybuilders non fanno le ripetizioni così, almeno quelli che conosco io non fanno le ripetizioni così. Ragazzi, in palestra fate ripetizioni complete, mi raccomando. Right, 100 kg come se fossero nulla, eh? Keeping the weight light. I'm just gonna constantly keep the muscle moving, keep the tension on constantly. Dice vuole tenere la tensione sul muscolo continua facendo tante ripetizioni. Ecco, qui ha fatto 4 set a 25 ripetizioni. Secondo me un altro approccio totalmente sbagliato. Questo tizio è una bestia. Lui avrebbe almeno bisogno di 180 kg sulla panca piana per stimolare il suo muscolo. L'unica cosa che ha fatto qui e avere un pump. Un pump che cos'è? È semplicemente l'aumento del flusso sanguigno nel muscolo target e ti fa sentire bene durante quell'ora che stai in palestra, come quei ragazzi che ogni tanto vediamo in palestra fare 30-40 ripetizioni sul bilanciere, hanno le belle braccia, si fanno le loro foto, però un'ora dopo scompare tutto quanto. Ecco, quello che vuoi fare tu per avere il miglior dei risultati, ovvero Eddie Hall, è mettere un carico talmente elevato da permetterti di fare dalle 8 alle 12 ripetizioni. Ma con 100 kg ti sta scallando, questo tizio con 100 kg si scalla. Another thing I'm trying to do is minimize the time between sets. Questo è totalmente giusto. Per aumentare l'intensità del workout, ragazzi, minimizzate i tempi di riposo. Ecco, però quando fate ad esempio un movimento multiarticolare dove utilizzate carichi comunque abbastanza importanti e fate le vostre 6-8 ripetizioni, io quello che consiglio è comunque un tempo di riposo dai 2-3 minuti. Per tutto il resto, un minuto e mezzo, basta e avanza. All the way up. Okay, I've just been doing like bodybuilders do, like these quarter reps, just keeping the tension You're putting us down, man. No, that's what you do, though. Anche Jesse James sta dicendo che effettivamente non è così che si allenano i bodybuilders facendo mezze ripetizioni. C'è un approccio diverso. Se vogliamo fare mezze ripetizioni, mi piace più chiamarle ripetizioni parziali. Quello va benissimo farle quando arrivi già a cedimento e se è un bodybuilder già avanzato che vuoi arrivare oltre al cedimento, fare ripetizioni parziali, ad esempio su una panca piana non c'è nulla di male. Basta che ti assicuri che c'è qualcuno dietro di te, perché quando non ce la fai più che ti aiuta a alzare la barra, se no ti ammazzi. Bodybuilder reps, yeah? Yep. No. Slap. Go all the way, go all the way. I've been doing it wrong. So, I mean, you mainly what they'll do, they'll go like an inch to like stop. Right there. Stop at the end. And then right there, and then Ok, Jesse James gli dice di fermarsi qualche centimetro prima di chiudere completamente il movimento. Io preferisco fare diversamente. Poi ragazzi, provate entrambe le cose, fatemi sapere come vi sentite meglio. Io preferisco
fare il movimento completo e per tenere sempre il muscolo sotto tensione, a fine movimento andate semplicemente a contrarre il vostro muscolo target e così via. Così avrete durante tutta la vostra serie il muscolo sotto tensione. Oh, amazing. Magical. Bodybuilders as well, they like roll the shorts up like this. Secondo voi ha bisogno di continuare a fare fase di massa? Sì. Assolutamente no, l'unica cosa che devi fare è di prendi il mio libro di cucina, inizia una bella definizione, non mangerai solo riso e pollo, sul mio libro ci stanno 50 ricette, grazie a tutte le persone che hanno acquistato il libro ragazzi, siete stati in tantissimi e vi ringrazio veramente di cuore per i bellissimi feedback che mi avete lasciato, vi lascio il link in descrizione se volete provarlo. I'm seeing power. I'm trying my best to stop an inch from the end. Keep it on constantly, so I've always got that in my head now. E qui dice nuovamente, ecco, sto facendo il mio meglio per fermarmi e non arrivare a fine movimento. Totalmente sbagliato, ragazzi, soprattutto per un gruppo muscolare come il dorso, vuoi andare a ricercare lo stretch. Andate sempre a ricercare lo stretch. E mi sorprende che un bodybuilder come Jamie, lui si chiama The Giant, perché lui fa quasi 2 metri, non lo abbia corretto. Quindi questo attualmente è il fisico di Eddie Hall, che vuole continuare a fare massa, arrivare a 180 kg, cosa che è, secondo me, totalmente sbagliata. Non solo perché non è proficuo, sotto ecco questo suo nuovo cammino per diventare un bodybuilder, ma anche poco salutare, ragazzi. Camminare a 180 kg è pericoloso, è veramente poco salutare. Il mio approccio qui, secondo me, è quello di iniziare una bella definizione e prendersi un anno di definizione. Ecco, fammi sapere tu nei commenti cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto lascia un like, sempre molto gradito. Voglio ricordarti nuovamente, primo link in descrizione, troverete il mio libro di cucina insieme a tutti gli allenamenti. Iscriviti al canale, attivate la campanellina ragazzi, e come al solito noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao.